Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi sono più indromento del solito perché mi ero dimenticato. Cioè, oggi è lunedì e quindi è il mio giorno libero. E quindi, in teoria, io non avevo neanche la sveglia. E quindi, sono svegliato tipo qualche secondo fa. E... però ci siamo, ci siamo. Allora, mi ero già segnato qualche punto su quello di cui volevo parlarvi oggi, quindi iniziamo subito. E, anzi, prima di iniziare faccio un attimo di luce. Dicevamo che oggi, essendo lunedì, scusatemi, beh, ci sarà anche qualcuno che è contento perché oggi non... di solito tutti sono incazzati il lunedì, perché è giorno di merda, si ricomincia a lavorare qua e là, invece oggi vi va bene. Allora, diciamo, Keep, ne abbiamo parlato ieri, vi ricordate? Mamma mia, che bella giornata che c'è anche oggi. Gli appunti li ho presi col mio cellulare, che è quello che sta registrando, ma ovviamente non posso guardarli su quelli, quindi me li guardo da qui, tanto è tutto sincronizzato come abbiamo visto ieri. Allora, giusto. Oggi parliamo un po' di smart working e di come fare delle chiamate tra vari utenti, fare delle videochiamate, fare dei meeting o anche solo, non so, una riunione, fare quattro chiacchiere tra amici, fare cose così. Ovviamente sempre in modo gratuito, sempre in modo semplice. E allora, intanto un paio di dati. Fino a qualche settimana fa c'erano 570.000 italiani che facevano smart working. Oggi ce ne sono 8 milioni. È una roba incredibile come aumento. Io spero che rimangano anche dopo dopo questa storia del virus, perché comunque è un'ottima soluzione, è qualcosa che può fare la differenza. Non lo dico solo io, lo dicono proprio i dati, hanno fatto delle ricerche, delle cose così, hanno visto che comunque, a parte il meno inquinamento, meno caos, meno incazzature per le strade, vivere un po' più serenamente, perché comunque non essendoci più 7 milioni e mezzo di persone in giro così a caso cambia la situazione, ma si è notato che vengono rispettate maggiormente le scadenze, c'è più efficienza nel lavoro e più soddisfazione per il lavoro che si sta facendo, quindi direi che vale la pena di continuare su questa strada. Ovvio, non per tutti gli 8 milioni di italiani, ma una parte di questo si spera che continui a farlo, che le aziende permettano di continuare a farlo e di andare su questa strada. Di contro c'è che il traffico dati è aumentato, si parla di un aumento dal 20 al 50%, tant'è che anche le connessioni, che già prima non erano velocissime, ne stanno soffrendo un po', e che 11,5 milioni di italiani non hanno la connessione adatta allo smart working, che è follia, cioè ragazzi, siamo nel 2020, dai. Solo il 20% ha una banda ultra larga. Io oltretutto, come vi ho già detto in altri video, ho avuto una pessima esperienza, avevo fatto la connessione con la fibra Telecom, che poi fibra, ma in realtà è fibra fino cabina, non è fibra a casa, ricordatevelo sempre, almeno non nelle case delle persone comuni. Se abitate magari in centro a Milano, sì, può essere, credo, non lo so di preciso, però nella maggior parte dell'Italia non è così. Quindi comunque le velocità sì sono molto elevate, ma non è la fibra vera e propria. Diciamo, ho avuto pessime esperienze, sia come qualità del servizio, che veramente ero
cioè molto molto spesso ero costretto a fare il tethering del cellulare anche solo per guardare la mail sul computer, dico, piuttosto che stare settimane con il modem con le luci rosse, niente che funziona, assistenza pessima, veramente pessima. E da quando ho abbandonato la Telecom sto da Dio, devo dire. Dicevamo, parlavo dello smart working. Anche per il fatto che viene valutato il lavoro che si fa e non il tempo per cui si lavora. E questa è una cosa molto importante perché ho visto ad esempio nel mio lavoro le cose per cui agli inizi impiegavo magari delle ore, adesso impiego alcuni minuti, perché uno ci prende la mano, le fa in fretta e buona, per cui insomma, se uno in una giornata prima faceva 10 lavori, adesso quei 10 lavori li può fare in mezza giornata, ha comunque la stessa produttività, però potrebbe avere del tempo anche per fare qualcos'altro. Poi cosa mi sono segnato? Oh, le reazioni del resto del mondo. Inghilterra, boh, cioè, le reazioni alla diffusione del virus. Inghilterra dove preparatevi a perdere i vostri cari. Ma seriamente? Cioè, boh, secondo me una nazione dovrebbe fare altro che dire: ah, raga, moriremo tutti, ciao, arrangiatevi. Vabbè. La Merkel: il virus può contagiare il 60% dei tedeschi? Ma sì. Cosa vuoi che sia, no? Trump, che anche lui era partito molto sereno, ora sta correndo ai ripari. I militari USA in giro per l'Europa per delle esercitazioni NATO. Cioè, magari si poteva rimandare questa cosa, secondo me. Tipo, non so se sentite, anche adesso è passata un'ambulanza, ne sento passare tantissimo in questo periodo, purtroppo. Però, vabbè, è soprattutto una roba che mi ha lasciato veramente, che c'era da aspettarselo. Che proprio ufficialmente ci si aspetta per i prossimi giorni un boom di contagi in tutta Italia dovuto alla fuga dalla Lombardia che c'è stata qualche giorno fa, quando qualche giornalista, un genio, ha diffuso la notizia che sarebbero entrate in vigore queste norme restrittive, quindi la gente si è fatta prendere dal panico, è scappata. È andato in giro per tutta Italia. Sì, è vero, ha sbagliato che è scappato, assolutamente, però erano comunque persone che si sono lasciate prendere dal panico, ok? Ma i giornalisti che fanno queste robe, cioè, che per fare fighi, per vendere qualche copia in più, per fare un po' di visualizzazioni, creano questi disagi, questi casini, queste, che poi sono, cioè, questo vuol dire morti. Cioè, queste persone per mandare la notizia prima possibile hanno ucciso delle persone. E boh, si farà qualcosa? Ma speriamo. Però dubito. Oltretutto sentivo una quantità incredibile, tipo 500.000 controlli in questi giorni delle persone in giro per le strade, di cui 20.000 beccate a fare delle cazzate, che anche quello non è poco. Però vabbè, il Papa che è in giro per Roma tranquillo a visitare le chiese, ma stai a casa, cioè, boh, non lo so, potrebbe dare un buon esempio anche lui, invece no. E niente. Detto questo, che tutta un po' di cose che mi lasciano lì, vediamo un po' come riuscire, stando in casa, altra ambulanza, come riuscire, stando in casa, a comunicare un po' con altre persone. Questa è una cosa che vi consiglio di imparare bene e di tenere a mente anche in altre situazioni. Perché molto spesso io faccio parte di diverse associazioni e c'è sempre qualcuno che non può venire per un motivo o per l'altro.
Anche solo perché magari ci starebbe tantissimo, ma è ammalato. Era importante che ci fosse, ma non si riesce a fare una riunione perché una persona non può venire perché è ammalato, ha un impegno di lavoro, roba del genere, e a volte ci si complica tutto per poco, perché manca qualcuno. In questo modo, semplicissimo, si possono fare riunioni anche a distanza, cioè basta che uno faccia come sto facendo io, prende un cellulare, lo appoggia lì da qualche parte, lo lascia lì, che trasmette, e le altre persone che non possono venire a casa, se vogliono, se lo guardano. È uno streaming. Con l'associazione politico-culturale di cui faccio parte, facciamo le dirette streaming dai consigli comunali. Anche quello è un servizio alla cittadinanza che si può fare semplicissimo. Quello lo facciamo con Facebook, però. Per cui non c'è interazione. Quello che vi faccio vedere invece permette un'interazione parecchio importante tra le persone. Andiamo a vederlo a computer. Perché? Perché si può fare da cellulare, ma si può fare anche da computer, dove dà un po' il meglio di sé, diciamo, dove ha più senso. Quindi andiamo. Sono anche già in ritardo come al solito. Ragazzi, se vedete in giro del disordine, non vi preoccupate perché così. Oltretutto, c'è. Guardate, ma che bella giornata che c'è! Ma che bella giornata che c'è! Allora, dicevamo, prendiamo il calendario. Allora, vediamo come posso mettermi giù per non disturbarvi nelle visioni. Allora, là. Così. Ci vedete? Sì, spero che il computer non si metta a fare versi strani perché, come vi dicevo già le altre volte, ho le ventole che sono da cambiare, purtroppo. Ok, 12 minuti di video, mamma mia quanto mi sono dilungato. Ok, allora qui davanti abbiamo il calendario, il nostro normalissimo calendario. Noi possiamo. Allora, quello che vi dico possiamo farlo sia in diretta dal vivo sul momento, diciamo, sia andarlo a programmare. Cosa vuol dire andarlo a programmare? Io, ad esempio, decido che martedì 17 dalle 12 alle 14 farò una conferenza che chiamerò Chiacchiere a caso. Ok, qui possiamo mettere un po' di impostazioni, cose varie, però se andate su altre impostazioni vedete ancora meglio, ok? Potete mettere dove si va a fare questa riunione, questa conferenza, quello che vogliamo. In questo caso, se io vado a mettere una posizione, in automatico poi il vostro telefono vi dirà: ehi, ricordati che tra un'ora devi essere a quella riunione. Per arrivarci ci vuole mezz'ora, considerando il traffico attuale, roba del genere. Quindi parti alle ore tal dei tali. È comodissimo. Io tutte le cose che segno in agenda cerco di segnarle anche con la posizione, perché veramente è di una comodità incredibile. Poi potete mettere notifiche, non so, tipo 30 minuti prima vi arriva la notifica, oppure potete farvi arrivare, non so, un'email, potete decidere quanti minuti, quante ore, giorni e cose varie. Potete mettere una descrizione, mettete quello che volete, potete aggiungere degli invitati. Aggiungere degli invitati, quindi segnate chi volete, ok? In automatico, ad esempio, me lo mando. Ok, vediamo che ho segnato. Sì, ok. In questo modo si arriverà in automatico un invito a questo evento. Dimenticavo, nel caso di un corso o roba del genere, potete mettere anche se si ripete o no. Ad esempio, fate un corso che dura, non lo so, si ripete tutte le settimane il martedì e termina dopo 6 ricorrenze.
Ok, in questo modo lui in automatico vi aggiungerà al calendario 6 eventi con queste cose sempre uguali. Vado a fare salva, lui mi dice confermare, inviare un'email di invito a tutti gli invitati. Sì, in questo modo a tutti gli invitati arriverà un'email che li avvisa di quello che sta per succedere, cioè di questa conferenza, di questo appuntamento, di quello che è, in modo che poi, vedete, mi è già arrivata. Io posso andare semplicemente lì sopra e dirgli ok, voglio partecipare. Sì, ho detto, vedete, mi è arrivata, ma non vi ho fatto vedere il cellulare. Ok, comunque diciamo, adesso ne ho fatta una di prova per oggi. Quindi andiamo a vedere. Scusate, ma non l'avevo mai usato dall'altro telefono. Perfetto. Quindi, meeting di prova, cosa succede? Adesso in questo caso lo farò partire da cellulare e non da computer, semplicemente perché se no mi andrebbe sul telefono con cui sto registrando la chiamata. Andiamo ad aprire Hangout. Da qui si potrebbe fare semplicemente. Allora, da qui andando sull'evento, ok, dovrebbe essere. Ah, non avevo messo aggiungi videoconferenza, peccato. Dicevamo, quando andate a programmarlo dovete mettere aggiungi videoconferenza, Hangout, così vi parte in automatico. Scusate, mi ero dimenticato di questa cosa. Comunque, se l'avete fatto, potrete andare qui sopra e dirgli di far partire la chiamata, altrimenti vi basterà andare qui nei puntini, andare a cercare Hangout e se non l'avete mai fatto, vi dice ciao, bene, ok. In questo caso sto usando la mail del lavoro, per cui ok. Posso andare a fare una nuova videochiamata e andare a chiamare qualcun altro, ma se faccio così vi ho detto che mi chiamerebbe il cellulare con cui sto registrando, per cui farebbe casini. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare la chiamata direttamente da cellulare, quindi Hangout, vado a fare nuova videochiamata. Ah sì, non vi ho fatto vedere, ok. Qui era qui sotto, c'è il tastino più, nuova videochiamata e vado a chiamare il profilo del lavoro che, ok, adesso è qua sul computer, perfetto. Metto l'indirizzo e faccio chiama. Consentitegli sempre tutto e adesso dovrebbe arrivarmi la chiamata, perfetto. Vedete? Qui mi arriva la chiamata. Accetta. Ok, fai clic per partecipare alla videochiamata. Perfetto, eccoci qua. Allora, adesso vado a mettere silenzioso. Ok, vado a mettere silenzioso tutto così almeno non faccio casini. E qua, vedete, adesso vi lascio qua in modo che mi si veda un po' tutto. Ok, allora, quindi abbiamo la nostra chiamata sia sul cellulare che sullo schermo del computer. Ovviamente qui vediamo quello che sta inquadrando il cellulare, che quindi inquadra il soffitto in questo momento. Come funziona? Allora, questa che è un'interfaccia da computer, trovo che sia fatta meglio di quella da cellulare. Perché ad esempio da cellulare non ho capito come mandare messaggi. Probabilmente c'è anche il modo di farlo, sicuramente c'è anche il modo di farlo, ma non ho mai trovato quale sia. Da computer basta cliccare su questo tastino qua, invia un nuovo messaggio, io scrivo ciao e ah no, ok. In questo momento è comparso il simbolo dei messaggi, che però non so come andare a
No, non posso andarli a scrivere. A meno che magari mettendolo in verticale cambia qualcosa. No, non me lo fa fare. No, esatto. Da cellulare riesco a leggere i messaggi, ma non a scriverli. Peccato. Se no, da computer è semplicissimo perché voi potete tenere questa parte qua a sinistra proprio come una chat in cui andare a scrivere. E ad esempio, se state facendo una lezione in aula, siete degli insegnanti, parlate con i vostri docenti, qua, con i vostri studenti, qui avrete tutti i messaggi dei vari studenti durante la chiamata. In questo caso vi consiglio di far disattivare agli studenti i microfoni e farglieli attivare soltanto quando serve. Quando devono parlarvi, perché altrimenti c'è un casino inutile. Perché non so, io sono qui che sto parlando, sto tenendo la lezione e sotto c'è quello a cui abbaia il cane, quello con la mamma che passa da lì e gli dice: Ehi, cosa ti faccio da mangiare? L'altro con la porta che sbatte, viene fuori un casino incredibile. Quindi io vi consiglio di far disattivare il microfono a tutti. Se qualcuno ha problemi di velocità della banda, può disattivare anche la telecamera, diciamo, e quindi non farvi arrivare il video, così risparmia un po' di traffico e risparmia un po' di banda e ha meno rallentamenti, meno cose a scatto, vede meglio. Qui, se avete tante persone, vedrete tutte le varie finestrelle con quello che inquadrano le loro telecamere. E per passare da uno all'altro vi basterà cliccare sulla finestra. Se non lo fate, lui in automatico va a selezionare, va a inquadrare chi sta parlando. Quindi in automatico qua vedrete la persona che sta parlando. Se non volete farlo, cliccate su una persona e vedete che compare il riquadro e quindi vi fissa quello. Se volete toglierlo, vi basta cliccargli nuovamente sopra e sparisce. Vabbè, adesso ve lo lascio così almeno vedete qualcuno che vi parla. Anche da qui, cioè l'insegnante, chi ha fatto la conversazione, se non sbaglio, può andare a silenziare il microfono dei partecipanti. C'era il modo, adesso non mi ricordo più qual è. Vabbè. E da qua in alto, cosa si vede? Sì, perfetto, ok. Da qua in alto invece potrete andare a fare altre cose molto molto interessanti, che sono: con questo aggiungi partecipanti. Cosa vuol dire? Io posso andare a creare un invito, cioè o ad aggiungere proprio l'email di chi mi interessa, e quindi gli arriverà un'email dicendo partecipa alla conversazione, c'è un link, clicca sopra e partecipa. Oppure copia il link per condividere. In questo caso potete fare copia il link per condividere, andate su WhatsApp o su Telegram o dove volete, gli mandate il link, lui lo apre e entra automaticamente nella conversazione. Oppure qui impostazioni. Potete andare a scegliere quali sono le impostazioni. Allora, io vi consiglio di usare dei microfoni esterni, microfoni e casse esterne, di non usare quelli del computer o del cellulare, perché ad esempio il mio computer, come vi ho detto già mille volte, ha un po' di problemi con le ventole, fa del casino e quindi la conversazione non sarà pulitissima, sarà un po' disturbata e dà fastidio a voi, dà fastidio anche soprattutto agli altri. Invece con degli auricolari, vi isolate da tutto e da tutti, avete sicuramente un audio più pulito, che comunque è più importante l'audio del video di sicuro. Poi, qui invece abbiamo un altro po' di cose. Allora, schermo intero, se volete buttarlo a schermo intero. E condividi, questo è veramente utile perché potete fare condividi il tuo schermo, selezionate questo, oppure finestra di un'applicazione, andate a scegliere
quale condividere, però ad esempio condividi il tuo schermo intero, se voi gli dite condividi, in automatico lui manderà a tutti il vostro schermo. Ad esempio, quindi se questo si può spostare, voi dovete far vedere come funziona un programma, voi aprite il vostro programma e fate vedere a tutti, lavorate proprio in diretta, facendo vedere come funziona, come si lavora, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, avrei potuto farvi partire qualcosa di un po' più veloce ad aprirsi. Ok? Quindi voi in automatico trasmettete il vostro schermo a tutti gli altri. Gli altri utenti vedranno proprio quello che state facendo voi. Cioè, se io vado ad aprire una foto, vedete che in automatico arriverà a tutti, che è una cosa molto 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 comoda. Ok? Cosa ho tagliato? Non lo so. Aspetta, mi suona il citofono. Perché mi suona il citofono? Così, in diretta, proprio. Ah, no, niente, è postino. Tanto l'hanno già aperto, mi sa. E buona. Detto questo, diciamo che è tutto, anzi, vado ad aprirli io, che è meglio. Bene, allora, c'è stato anche questo imprevisto. Va bene. Dicevamo, per oggi direi che abbiamo detto tutto. E io vi saluto e ci vediamo domani per il prossimo video. Mi raccomando, condivideteli, mandateli a tutti e anzi, questo video qua potete anche tenerlo e mandarlo a altre persone con cui fate una conversazione per insegnargli come si fa, per fargli vedere che si può fare in modo semplicissimo e proprio banale. Detto questo, be happy. Ciao e ci vediamo a domani, ore 10, prossimo video. Oggi sarò andato lunghissimo, ma mi sono addormentato, devo ancora andarmi a lavare e tutto. Vado, vado. Ciao, 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 ciao. Tanto salutiamo il postino. Ciao, ciao.